Il Signore torna a parlarci della mondanità, di come agisce e di quanto pericolosa sia. La mondanità è il nemico, uno stile di vita che piace tanto al demonio. Nell'omelia della messa celebrata questa mattina nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha commentato la parabola dell'amministratore disonesto, ricordando l'importanza dell'onestà nella vita. Qualcuno di voi potrà dire, ma quest'uomo ha fatto quello che fanno tutti. A tutti no, ma alcuni amministratori di aziende, amministratori pubblici, alcun amministratore del governo, forse non siano tanto, non so, ma è un po' quell'atteggiamento della strada più breve, più comoda per guadagnarsi la vita. E sì, questa è una lode alla tangente. È l'abitudine della tangente, è un'abitudine mondana, è fortemente peccatrice, è un'abitudine che non viene di Dio. Dio ci ha comandato portare il pane a casa col nostro lavoro onesto. E quest'uomo amministratore lo portava. Ma come? Dava da mangiare ai suoi figli pane sporco. I suoi figli, forse educati in collegi costosi, forse cresciuti in ambienti colti, avevano ricevuto del suo papà come pasto sporchizie, perché suo papà, portando pane sporco a casa, aveva perso la dignità. E questo è un peccato grave. Perché si incomincia forse con una piccola bustarella, ma è come la droga, pregare perché il Signore cambi il cuore di questi devoti della Dea Tangente e se ne accorgano che la dignità viene dal lavoro degno, dal lavoro onesto, dal lavoro di ogni giorno, e no di queste strade più facili che alla fine ti togliono tutto.